La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, parcheggia, paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura. La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno alla rassegna stampa, Mimmo Moramarco, oggi 21 giugno 2023, buona estate a tutti quanti voi, visto che oggi è il primo giorno, entriamo nell'estate 2023, sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani abbiamo la notizia della condanna di Davigo, il rapporto Italia-Francia con Meloni-Macron, ma parto subito oggi con il Fatto Quotidiano a proposito di Davigo, visto che il quotidiano grillino assieme al giudice condannato Grillino parla di Italia alla rovescia, il giorno dell'illegalità, le destre Renzi celebrano lo statista pregiudicato a suon di balle per gli atti di Amara, l'ex PM si prende 15 mesi, assolto l'ex sindaco PD, il reato c'è ma è tenue. Ovviamente il quotidiano Grillino cerca di sdrammatizzare sulla condanna dello stesso Grillino Davigo e arriva l'editoriale di Marco Travaglio, acchiappa Citrulli, parla proprio di questo dell'Italia, secondo lui sotto sopra, e che è un'ingiustizia condannare Davigo. Di altro parere è il giornale, che parla di gogna mediatico giudiziaria, Davigo beccato, aveva ragione Berlusconi, il giudice idolo dei manettari condannato a 1 anno e 3 mesi per aver violato il segreto d'ufficio e alla fine delle soffiate dei PM come arma politica, questo a dispetto di quello che racconta Travaglio e i suoi grillini assieme al giudice Grillino condannato. Poi sul giornale Il Tempo e Galantuomo, riferendosi proprio a questa vicenda di Augusto Minzolini, e sotto tregua forzata Meloni Macron, ma resta il nodo Expo. Anche sul Riformista, diretto da Matteo Renzi, una grande foto di Davigo, noi garantisti, lui condannato, recita qui al centro pagina, e proprio Valeria Corleoni parla di scherzo del destino, riferendosi a questa vicenda, la politica Meloni incontra Macron, sì e no, ripartiamo dal nucleare, Ryder Cup, il golf dei grandi arriva finalmente in Italia per quanto riguarda lo sport. E adesso arriviamo al sud con la Gazzetta del Mezzogiorno, che preferisce aprire al centro pagina con il 118 pugliese senza medici, in Puglia ne mancano 240 su 540 dell'organico, parliamo della sanità, degli slogan di Emiliano, sotto il fronte delle mamme arcobaleno contro la procura di Padova, e dall'altro lato per la Basilicata Stellantis chiede chiarezza sul futuro. Si arriva a Repubblica, che apre in alto il colle contro gli evasori, dopo le dichiarazioni della premier sul pizzo di Stato e di Nordio le parole di Mattarella. Poi continua Repubblica la ricetta di Bonomi, detassare gli utili reinvestiti dalle imprese. Al centro pagina le ricerche del sottomarino scomparso nell'Atlantico, ai dispersi del Titan resta un giorno di ossigeno. C'è l'editoriale di Francesco Bei, la vera eredità del Cavaliere di Lato, qui su Repubblica. Si arriva alla Stampa, Roccella, bimbi arcobaleno, colpa dei sindaci, la ministra difende la procura di Padova, nessuno scandalo, la leader PD Schlein, la destra ce l'ha con le famiglie, secondo lei. Sotto, l'evasione ci ruba 1700 euro a testa, dopo le parole della premier sul pizzo di Stato e quelle di Nordio sugli imprenditori che non riescono a pagare, c'è il richiamo di Mattarella come riportato qui dalla Stampa. E poi al centro pagina ancora Meloni Macron, la tregua, il confronto all'Eliseo su migranti e patto di stabilità, dall'altro lato processo a Schlein e quelle due anime ormai condannate a convivere nel PD, con l'articolo di Lucia Annunziata, se così possiamo chiamarlo. Dalla Stampa si arriva alla Verità, Davigo ancora in prima pagina, condannato a 15 mesi, il magistrato autoproclamatosi paladino della legalità ha utilizzato verbali per danneggiare un suo collega rivale a CSM, dovrà versare anche 20.000 euro di danni. L'ex GIP di Mani Pulite è atteso al varco pure al Tribunale di Perugia e alla Corte dei Conti. Sotto, dopo la foto di Macron e Meloni, vediamo incredibile confessione di AIFA, non abbiamo dati sui vaccini. La farmacovigilanza si ferma a maggio 2020.
2022 e dicono non siamo in grado di dire quando verrà aggiornata. Il portale europeo riesce a fare ancora peggio. L'articolo di Francesco Borgonovo, balle su Padova, la sinistra viola le leggi, poi inventa orfani per giustificarsi, e l'editoriale di Maurizio Belpietro parla ancora di Davigo e la questione giustizia. Il Social Press, leggo, apre con il ritorno alla maturità, archiviate le regole Covid, ecco l'esame dalla A alla Z, oggi la prova di italiano, commissioni, bonus e tracce, tutto quello che c'è da sapere per 536.000 studenti. Poi continua con una foto qui al centro pagina di Emanuela Orlandi e scrive: spariscono altre 34 ragazze in quel periodo, lo stesso periodo quando è sparita proprio la Orlandi. Il duo satirico ingaggiato da Meta accompagnate i figli sui social come prendere il primo bus. Ancora Davigo in primo piano, questa volta su Libero, che scrive ironicamente: il giustiziere giustiziato, mazzata per il PM di Mani Pulite, 15 mesi per il caso Amara. E c'è l'articolo di Filippo Facci: sotto meno tasse sulle tredicesime, arriva il via libera di Palazzo Chigi, emendamento del governo, aliquote agevolate su straordinari, bonus e mensilità extra. Al centro pagina l'ultima di Sao Mauro: profughi, indago io, dice, per quanto riguarda la commissione d'inchiesta. L'articolo di Vittorio Feltri: accoglienza italiana, importiamo senza tetto e li uccidiamo. E si chiude oggi la rassegna stampa con il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, l'identità, centro pagina: la mamma non è sempre la mamma. Dal caso Englaro, i genitori homo, l'Italia non legifera da decenni, e stavolta tocca a 33 madri la cui vita finisce in mano ai procuratori. Come si vive in un paese che dipende sempre solo dallo Stato? Poi sotto la procura difende: con questa legge non c'è altra via. E l'editoriale di Tommaso Cerno, trappola di Stato, parla ancora della legge che regola le famiglie omosessuali. C'è anche riferimento al sottomarino disperso, le ricerche disperate sulla rotta del Titanic. Si chiude qui la rassegna stampa di oggi, 21 giugno 2023, primo giorno d'estate. Ancora buona estate a tutti da Mimmo Moramarco, buona giornata, ci risentiamo domani con un nuovo appuntamento e con nuovi titoli dei maggiori quotidiani italiani. Buona giornata a tutti. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, perché già paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura.